centrale, secondo la me, scusa, posso, l'elemento centrale di questo dibattito è che io non tifo per la vendetta, non tifo per la giustizia fai da te. Affinché non ci sia vendetta e giustizia fai da te, serve una giustizia che in tempi rapidi arrivi a dare sentenze certe. Siccome c'è un senso di impunità che passa nel nostro sistema, siccome c'è la percezione, non da parte mia ma da parte della cittadinanza, di una resa dello Stato di fronte al crimine, vince il criminale e perde la giustizia, allora posso fare una proposta, perché poi la politica secondo me deve dare anche risposte. Noi come Lega abbiamo presentato una proposta di legge che dice una cosa semplicissima: chi commette reati gravissimi, tipo questi, non può accedere al rito alternativo abbreviato, cioè avere lo sconto secco di pena di un terzo. Mm. Ok? Perché non è accettabile che chi commette questi reati qui venga condannato a 12, 13, 14 anni, magari ne fa la metà, perché il principio della certezza della pena nel nostro paese è stato stracciato. Allora la politica può prendersi l'impegno sulla proposta di legge della Lega, già votata dalla Camera, affossata dal Senato, ad affermare questo principio: tu commetti un reato gravissimo, come può essere questo, come può essere la violenza sul minore.